che siete collegati, in realtà abbiamo una lista selezionata di persone, siete tutti imprenditori che siete nella nostra mailing list, siete tutti di questo tipo. E in realtà le persone che partecipano come speaker fanno poi parte del pubblico, quindi abbiamo questo pubblico elitario, questo pubblico molto bello che ha grandi valori e condivide grandi valori, quindi a me piace molto il fatto che voi ci siate. E parlando di grandissimi valori, il prossimo ospite che voglio invitare è un produttore di Hollywood giovanissimo, oltre 40 titoli a suo nome, progetti fatti per la Apple, progetti fatti per Google, ed ha cominciato proprio, è proprio uno dei più giovani, è conosciuto per questa ragione, ed ha una passione particolare per lo sviluppo di progetti che abbiano anche un messaggio positivo all'interno, quindi sceglie di comunicare qualcosa che lascia poi alle persone un messaggio positivo. Si chiama Damiano Tucci, l'ho conosciuto attraverso il padre che si chiama Paolo Tucci, una persona che in un momento particolare, no? della mia vita, della mia esistenza, mi ha un po' tipo raccolto, no? E portato con la mano, mi ha aiutato, no? Ad andare. Sai, ogni tanto una persona, pur essendo forte, ha bisogno di qualcun altro accanto che dà una spolverata, no? E ti aiuta a migliorare, ti aiuta a fare le cose. Così per me è stato Paolo Tucci, è stato così per me. Damiano, il figlio, l'ho conosciuto attraverso Paolo e l'ho conosciuto che stava cominciando la sua carriera. E tu sai, a volte incontri quelle persone che sono un po' una perla e che partono e non si fermano più. È un successo dopo l'altro. Pam, pam. Wow. Davvero. Quindi ho chiesto a Damiano se faceva la cortesia di essere con noi in trasmissione e raccontare quello che sta succedendo. Sì, gli sto dando la parola in questo momento. Grande. Damiano, sto promuovendo in questo momento. È un piacere. Dai, super ospite. Super ospite. Curioso anch'io di conoscerlo. Ciao bello, piacere conoscerti. Ciao Damiano, piacere mio. Piacere mio, come va? Bene. Un abbraccio. Bene. Dove sei tu? Dove sono? In che città? Adesso sono in un posto che si chiama Clearwater, Florida. Ah! Sono a Los Angeles. Yeah, un po' più tranquillo qui, allora quando tutto iniziava a cambiare mi sono spostato qui. Non sapevo che fossi qua, siamo vicini di casa, siamo relativamente vicini. Sì. Non lo sapevo! Conoscevo un altro che era lì, quindi ho detto, allora sono vicini. Ma no, sai che non lo sapevo perché, infatti io mi aspettavo che per te fossero tipo le 7 di mattina adesso, mentre invece no, sono le 10. Sì, sì. No, infatti, io normalmente faccio tipo 2 settimane a Los Angeles e 2 settimane qua. Chiaro. Però adesso sono qui già da 2 mesi, o da quando ho iniziato tutto sto casino. Damiano, mi fa impazzire il tuo accento un po' americano, lo adoro. Sì. Mi dispiace, la verità è che io ero nato a Milano, però a 1 anno sono spostato in America. Allora, purtroppo parlo più inglese che italiano. Ma è fantastico e in più parli italiano benissimo, quindi parli meglio l'italiano tu di quanto io parlo lo spagnolo e sono qui da 19 anni, quindi fantastico. Io sono a Barcellona, quindi con un po' di sole qui abbiamo persone in tutta Italia, ma direi dalla Svizzera, in Spagna, Latino America, tanta gente ovunque. E cosa ci racconti, Damiano, come si sta evolvendo il mondo di Hollywood e della produzione e soprattutto come ha cominciato un ragazzo a 23 anni che non era... capito, figlio, che ne so, di Spielberg, quindi nasce tutto a crearsi da zero. Parliamo di adesso e poi parliamo un po' di come hai cominciato. Sì, adesso è un tempo molto interessante perché più di tutto cosa non succede adesso è le produzioni sono fermate. Allora, il processo di un film, c'è mesi di lavoro che succeda prima che la produzione succeda, giusto? E poi, quando c'è la produzione, c'è un gruppo di 200 persone che vanno insieme e fanno le riprese per 1 mese, 2 mesi, cos'è. E poi, quando quel punto è finito, ci sono 6 mesi di lavoro che succede, che si chiama post-production. Allora, tutta la produzione è fermata adesso e non è un problema adesso perché il film che le riprese sono state un anno fa o 8 mesi fa escono adesso. Però il problema sarà tra 6 mesi, quando i film che dovrebbero essere ripresi adesso non saranno pronti. Allora stiamo tutti provando a creare modi da vedere come aggiustare quel problema prima che diventa un problema.
Progetti alternativi, modi di produrre alternativi? Sì, per esempio, sto facendo un progetto per Hulu adesso, dove invece di mettere tutti gli attori in un posto, mandiamo le cineprese agli attori a casa loro e li facciamo fare loro le riprese e vediamo se... se... Sarà per, bello, no? Per Hulu? Lo stai facendo, sì, per Hulu? Hulu, c'è anche in Italia, Dani, Hulu? No, io non lo conosco, però guardate, magari dico una cavolata, magari c'è. Chiediamolo al pubblico. È tipo Netflix. Esatto, è come Netflix. È molto sembra. Forma e, però non e... voglio dire... Per esempio c'è Luigi tra poco come ospiti, lui è più psicologico di me, magari ti dirà che, sei, che c'è. Non lo so. Hulu è una bellissima piattaforma. Ok, vai avanti. E quindi sì, sarebbe un altro progetto. E quindi, secondo me, cosa succederà è tanto del lavoro che succede prima delle riprese, succede adesso, e poi quelli che sono più interessati a creare trovano una soluzione. È sempre stato così un po' il mondo, giusto? Quando c'è un problema, sono quelli che guardano, fanno ok, cosa devo cambiare nel mio modo e andiamo davanti, o no, o se c'è quelli che stanno fermi e non fanno niente e poi c'è un problema. Tu adesso sei giovanissimo, oltre 40 titoli sotto la cintura, come hai fatto? Sì, bella domanda. Sì, voglio sapere anch'io. Io ho iniziato, avevo 15 anni, sì, 15-16 anni quando ho iniziato a fare soldi, a produrre. Bella cosa! E ho notato che tante gente erano più interessati nell'idea di essere un produttore o essere un regista e tutto le feste e tutte le cazzate, posso dire, che vanno intorno a un lavoro del genere. Io invece ho fatto come fai i jeans. Prendi il prodotto, lo metti insieme e poi lo vendi. L'ho guardato film sempre in quel modo e ho iniziato a prendere idee che mi sono piaciuti e guardato, ok, cosa sono le parti che mi servono da creare questa idea, farlo diventare un film. E cosa ho notato è tante persone pensano di quella parte, però non pensano della parte di che è una delle parti più importanti, è come vendo il film, quando il film è finito. Certo. Allora, ci sono stati gente che vendono il film prima che lo fanno. Io ho guardato quello, ho detto quello sembra intelligente, perché poi invece da chiedere soldi da un investitore, che magari li prenderà o non li prenderà, vado e gli chiedo soldi contro un contratto che ho già venduto. Allora ho fatto così e boom, da lì è iniziato con un film, poi due, e poi a sto punto faccio sui 3-5 all'anno e è abbastanza semplice, devo dire. Ah, no. per te è abbastanza semplice, ma per molti sarebbe molto complicato. Senti, se tu sei molto giovane, quanti anni hai? 31. Wow! Che consiglio daresti alle tante persone di tutti i settori che ci sono all'ascolto in questo momento, che tra parentesi continuano ad aumentare anziché diminuire, sì, per far volare il proprio talento? Quindi tu fai un lavoro da sogno. Sì. Qual è il consiglio che tu daresti in questo momento? Il consiglio più importante, direi, è di promuovere cos'è il tuo coso che fai. Se sei un fotografo, metti fuori le tue foto, mettili su Instagram, mettili su Facebook, mettili dappertutto, mandali ai tuoi amici. E più che promuovi, più la gente ti conosce, e quando qualcuno ti conosce, man mano prendi quella conoscenza e la porti al prossimo livello. Per esempio, io leggo sui probabilmente 20 scripts alla settimana. Il script è proprio la parte della storia che diventa il film, giusto? E io li prendo dappertutto. Cioè, a volte il mio papà c'ha un amico che ha scritto uno e chiede, oh, ma puoi passare questo a tuo figlio? O a volte a Los Angeles addirittura il cameriere dice, oh, anch'io sono un scrittore, t'ho un scritto. E io li leggo sempre. E ogni tanto trovi qualcosa bello. Allora, la parte importante, secondo me, è il step di promuovere, anche se è solo con i tuoi amici,
magari uno dei tuoi amici conosce qualcun altro e cresce così, sai? Allora, per me quella è la parte più importante. Bravo, condivido assolutamente. Andre? Dammi, ho una domanda per te, a meno che non avessi un'altra domanda. No, io con Duccio direi una cosa, anche perché qui oggi il tempo, Damiano, scusami, corre. Innanzitutto, il tuo mestiere è sognato dalla mia famiglia perché i miei figli che recitano da quando sono piccoli e quindi hanno questo sogno incredibile, non facile, no? Tu mi insegni perché se sei arrivato lì di talento ne hai tanto e hai dato un consiglio fantastico, cioè cercate di promuovervi e questo credo che sia uno dei migliori consigli perché poi ognuno deve dedicare il tempo e il focus alle proprie cose. Già aggiungerei a quello che hai detto tu, Damiano, questo, perché io sono entrato anch'io in mercati che non conoscevo. Ognuno di noi ha una cerchia di contatti. Ecco, se avete, come ha detto Damiano, un focus, una passione, mettiamo proprio quella della fotografia, cercate di conoscere persone della fotografia che hanno già avuto più successo di voi e cercate di conoscerle. Per esempio, se io volessi fare il lavoro di Damiano, cercherei di conoscerlo e di capire come lui è arrivato. E guardate che molto spesso è più semplice di quanto possiamo immaginare, no? Perché poi persone che arrivano al fine di solito condividere la loro storia credo che sia un piacere per tutti e a volte anche una responsabilità. Quindi io cercherei i migliori, in questo caso cercherei lui, cercherei di fargli delle domande, di capire e di fare mio i suoi insegnamenti. Non so se pensi la stessa cosa, Andrea. Cavolo, no, sicuramente, al 100%. A me interesserebbe... Questo concetto di circondarsi delle persone più brave e di guardare cosa hanno fatto, cercare di capire come hanno pensato, cosa... Immagino, hai fatto lo stesso anche tu, cioè avere un mentore, avere una persona o più di uno. Sì, l'ho scritto, assolutamente. Ne hai avuti tu, Damiano? Hai avuto persone che ti... Sì, io sono sempre stato uno che aveva amici più grandi, giusto? Tipo, quando avevo 12 anni, avevo sempre amici a 20 anni. E guardavo sempre, magari non nel stesso field, però guardavo cosa facevano in loro zona. E nel film in particolare, sì, avevo due che mi hanno aiutato a certi momenti. Sì. E una delle cose più importanti che mi hanno mai detto, mi ha detto, non parlare di fare, fai. Tipo, se tu vuoi essere un scrittore, prendi la pagina, scrivi. Se vuoi essere un regista, prendi il telefono e vai a fare un film. Non parlare di fare un film, vai a farlo. E poi quando l'hai fatto, promuovilo. Bellissimo Damiano, io direi che su questa frase si può chiudere questa intervista ringraziandoti, bellissimo, sei atterrato perfettamente e devo dire a chiusura di questi ospiti straordinari che abbiamo avuto, sicuramente tornerai con noi perché per le cose belle che hai detto. Vogliamo farne una dedicata al soggetto dell'arte, della produzione? Ne dovremmo fare tante. Concludo dicendo che Damiano, tra l'altro, sta preparando un progetto che aprirà le porte a persone che hanno la passione per creare progetti di alta qualità con un messaggio positivo, di partecipare alle attività di produzione, una sorta di evoluzione di un fondo di investimento, se vuoi, però per l'intrattenimento, e quando sarà pronto saremo molto contenti di poter partecipare e promuoverlo. Quello è il futuro, quello è un progetto bellissimo. Grazie Damiano. Grazie a voi. Ciao, grazie. Sì. Grazie. Ciao, grazie di esserci stato. Wow. Ciao.